C'è poco da dire, questo è il mio episodio preferito, inchinatevi davanti alla sua magnificenza e apprezzatelo. Si scherza, oh, può anche non piacervi, gusti personali. La colonna sonora viene impreziosita dall'Inno alla Gioia, o meglio, l'ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven. Non conosco bene il tedesco, ma conosco il testo di Schiller. Incita praticamente all'unione delle persone, alla pace e all'armonia di comprensione reciproca. E quindi ci sta un sacco per Evangelion. Quest'opera spiega come questa cosa descritta sia irraggiungibile attraverso i numerosi personaggi che la desiderano. Allo stesso modo, il personaggio ad essa associato, Kaoru Nagisa, è un personaggio completamente irrealistico, che non può esistere nella realtà. Non può esistere una persona che dedichi tutta se stessa a qualcun altro. Non è qualcuno che si può desiderare. Oppure sì, si può desiderare, ma non può, si può sperare di trovare. Resta comunque il mio personaggio preferito di tutto quanto l'anime. Apparirà solamente per 8 minuti e 32 secondi. Ma cavolo, che personaggione che è. Tra l'altro, le animazioni sembrano migliorare, seppur di poco. Dopotutto, però, bisogna notare che Kaoru ha sempre le mani in tasca, così non devono animare le mani. E poi c'è quel minuto, quel dannato minuto. Tra l'altro, 2 giorni fa è anche il compleanno di Kaoru e quindi il 20° anniversario del Second Impact. Tanti auguri. Va bene, tutti pronti per questa magnifica puntata? Episodio 24, Lift Off! Sapevamo già che la madre di Asuka era morta, tuttavia non sapevamo che lei aveva ritrovato il suo corpo. Giusto perché i children si possono traumatizzare ancora un po'. Piccola chicca, nel doppiaggio, quello del 95, l'Asuka bambina è doppiata da Domitilla D'Amico, ovvero la stessa che ha doppiato nel doppiaggio Netflix 2019-2020 Misato adulta. O muori da Asuka o vivi abbastanza lungo da diventare Misato. Abbiamo poi un altro flashback di Asuka, dove Shinji le parla di come sia morto Kaji. Glielo sbatte in faccia con anche una certa cattiveria, probabilmente proprio con l'intenzione di ferirla. Infatti in The End of Evangelion si mostrerà dispiaciuto. Asuka continua a rifiutare il lutto, mentre il suo corpo giace, privo di volontà, in una vasca da bagno sperduta chissà dove, nella città distrutta dalle numerose battaglie recenti. Viene recuperata dopo 7 giorni, probabilmente era tutto quanto programmato, giusto per far arrivare il sostituto in tempo. Abbiamo poi la conferma che Gendo e Rizuko hanno una relazione, ma questa non funziona più. Gli indizi c'erano già nelle prime puntate, la scorsa puntata lo faceva capire abbastanza chiaramente, mentre qui, per lo spettatore meno attento, viene palesato apertamente. La relazione è ormai distrutta, come molte delle case di Neo Tokyo 3. Infatti Toji, Kensuke e la capoclasse sono dovuti essere evacuati. Nel frattempo Shinji immagina una testa di Rei che sprofonda, in riferimento alla decollazione, alla decapitazione, cioè decollazione più arcaico, mi è sfuggito, alla decapitazione, cominciano già qui. È abbastanza spaventato, ripensando ancora al finale della puntata scorsa, e chiede alle sue 4 donne, anche a sua madre, cosa dovrebbe fare. Asuka è praticamente morta dentro. Misato è distrutto dal lutto e ci ha pure provato con lui. Rei è un clone di sua madre. Non è proprio aiutare a relazionarsi. È distrutto. Però proprio nel momento in cui ne ha davvero bisogno, fischiettando l'Inno alla Gioia, appare Kaoru. Nel doppiaggio Netflix la sua voce è di Gabriele Patriarca. Potevo spogliarmelo sin dall'inizio, ma ho preferito aspettare la puntata 24, sperando con tutto me stesso che tornasse Massimiliano Alto, che nel Rebuild, dove è doppiato da David Chevalier, noto un pochino la differenza. Allora, per quanto Alto fosse il migliore, né Patriarca né Chevalier sono male, sono entrambi molto bravi a fare Kaoru. Tuttavia, Massimiliano Alto, originale, puntata 24, è insuperabile. Già dai primi dialoghi tra Shinji e Kaoru sono carinissimi. Shinji non si chiede neanche chi siano i Lilim, è completamente ammaliato dal ragazzo che ha davanti. Aveva bisogno di qualcuno di gentile, si era un pochino abituato al contatto con gli altri esseri umani. In ogni caso è chiaro sin dall'inizio che Kaoru sta osservando il comportamento di Shinji in modo molto simile a quello dei 2 angeli precedenti, soltanto con metodi molto più delicati. Come i suoi predecessori, cerca di indagare sulla solitudine dell'essere umano, su come a volte gli esseri umani non bastino a se stessi, il che è un concetto completamente alieno agli angeli. Ormai è chiaro, gli angeli desiderano la conoscenza degli esseri umani e gli esseri umani il potere degli angeli. Vedendo la prima volta l'episodio, notai quanto Kaoru Sirai facesse bene a Shinji, gli vuole bene, è un caro ragazzo, gli vuole tanto bene, gentilissimo, è proprio un angelo. Un angelo? Aspetta un momento.
Nel frattempo Yuga ha fatto la spia per cercare informazioni su Kaoru. Perché tutti gli uomini che vogliono fare colpo su Misato si dedicano allo spionaggio? Ha scoperto che non ci sono molte informazioni su di lui, che è nato il 13 settembre 2001, lo stesso giorno del Second Impact. Diciamo pure due parole tra Kaoru e gli altri piloti. Lui afferma di avere lo stesso destino di Shinji per fargli capire che anche lui è un Children. Tuttavia, alla fine della puntata, gli dirà che lui non è essere dato alla morte. Di conseguenza fa capire che i loro destini possono incrociarsi, ma soltanto per un breve periodo di tempo. Non incontra Asuka, ma non deve far cambiare il nucleo dello 02. Dopotutto, lui riesce a controllarlo benissimo anche così. Come ci fa notare Maya, altera a piacimento il livello di sincronia. Alla fine c'è l'incontro che ha duro più di tutti, ovvero quello con Rei. Lei è chiaramente a disagio, perché percepisce qualcosa di strano con lui, ma non capisce che cosa. Entrambi sono qualcosa di divino, confinato in un corpo umano. Non capiamo bene che cosa, però capiamo che c'è qualcosa di strano nella loro conversazione. Poi hanno entrambi i capelli molto chiari e gli occhi rossi, quindi anche a livello somatico si assomigliano. In ogni caso, il mitico Kaoru è in grado di essere vicino a lei in così poco tempo. Comunque Shinji è proprio innamorato. Gente, sul serio. Ship migliori di tutti quanti, Shinji Kaoru no. Ci arriveremo dopo su come non sia la ship migliore di tutte quante, però sono troppo carini assieme, davvero. Shinji non si decideva tra lei e Asuka? Piacevano i ragazzi, che posso dirvi? Shinji non è gay, al massimo è bisessuale. Kaoru è parecchio gay. Anche se è strano, perché sarebbe come parlare un po' del sesso degli angeli. Shinji non torna neanche da Misato, che ormai ammette di aver fallito come tutrice. E visto che la situazione si sta facendo pericolosa, deve allontanarsi da Pen Pen. E lì piangiamo tutti. Shinji incontra nuovamente Kaoru mentre lui esce dal gate 13, riferimento al suo numero angelico nel rebuild, ma è anche al suo tradimento. In quel momento Shinji stava ascoltando un nuovo brano con Less That, ovvero l'inno alla gioia. Kaoru lo ha contagiato con i gusti musicali. Finché sono buoni i gusti musicali, come appunto l'inno alla gioia, va tutto bene. Se poi Kaoru ascoltava il reggaeton andava un po' meno bene, scherzo, dai scherzo. Per quanto che non apprezzi il reggaeton, non c'ho nulla contro di esso. Kaoru è meglio di Freud. Ci mette pochissimo ad analizzare Shinji e in The End of Evangelion analizzerà Gendo in ancora meno tempo. Quindi compie il suo discorso sulla solitudine. Nel doppiaggio Netflix 2020 è un pochino più semplice, ma non me ne lamento. È una delle mie frasi preferite di Evangelion, dopo quella di Gendo alla tomba di Yui. Spiega come, senza correre il rischio di incappare in qualche rifiuto, non potremo mai raggiungere la felicità. E la solitudine è propria della natura umana. Anche il discorso in cui dice a Shinji che gli vuole bene e che si merita affetto è reso molto semplice e mi piaceva di più quando era facile le metafore, delicato come il vetro, cioè molto più raffinato. Preferivo il doppiaggio del 95, però vabbè, la carica emotiva è comunque invariata. Si capisce quanto gli voleva bene e quanto accetti Shinji per quello che è. Peccato solo che sia qualcosa di irrealistico, una fuga dalla realtà, e Anno condanna l'escapismo. Qui ce lo ricorda duramente. Ci spiega come non sia reale un Kaoru. Sarebbe bellissimo avere un Kaoru nella propria vita, qualcuno che pensi soltanto a noi, che si annulli completamente per i nostri desideri, ma è una cosa irrealistica, non può funzionare così, non è così che si relazionano gli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a dare anche noi qualcosa alla persona che amiamo. Cambiamo scena e vediamo qualcosa di simile all'embrione che Kaji aveva trafugato per Gendo, impiantato nella mano di quest'ultimo. Quindi capiamo perché lui portava sempre i guanti. Ancora non ci viene spiegato nulla, per quello dovremmo aspettare di End of Evangelion. Nel frattempo Rei riflette ancora sul perché sia ancora viva e a chi serve, guardando gli occhiali di Gendo. Chiaramente pensa a lui, ma come ho detto 10 giorni fa, Rei Terza non è più vincolata a Gendo. Si pone delle domande e si dà delle risposte che non compiacciono il comandante, ed è per questo che a me Rei Terza piace un sacco. Riflette anche su Kaoru e su come l'incontro l'abbia lasciata turbata. Ha capito che c'è qualcun altro come lei, non clonato, ma comunque un corpo umano che contiene un'entità divina. Tuttavia è un ragazzo talmente buono che è davvero un angelo, il 17° per la precisione, all'interno di cui alberga l'anima del primo. Così, per garantire la circolarità, e questo è uno dei mega indizi della teoria del loop che si facevano prima dell'ultimo film del rebuild, dove poi è stata confermata, il corpo del primo angelo, Adam, è nelle mani di Gendo, letteralmente, visto che è impiantato in un suo palmo. Kaoru parla con i monoliti della Sele, mentre si trova sopra la statua di un angelo con un'ala sola, riferimento a Satana, e per di più senza testa. In questa puntata ci sono riferimenti alla decapitazione più che in una galleria d'arte di Caravaggio. In ogni caso, credo che la Sele mandi esplicitamente a morire Kaoru. Gli dicono che quello che fa serve per permettere agli angeli di ripopolare la Terra, in quanto sono consapevoli di essere inferiori agli angeli. Tuttavia, quando discutono senza Kaoru, spiegano come dovrà essere il massimo progresso della tecnologia umana, ovvero lo 01, a compiere l'ato. Di conseguenza, prima deve uccidere Kaoru, che viene inviato dunque come ultimo messaggero sacrificale. Kaoru se la beve, si prepara dunque a una concezione del tempo eterna, al contrario dei Lilim, che la vivono in modo lineare. Lo 02, come tutti quanti gli Eva d'eccezione,
evoluzione dello 01 è una copia di Adam e quindi lui lo può utilizzare come suo servitore. Dopotutto è fatto della sua stessa sostanza. Si rivela quindi come 17° angelo, fa partire l'inno alla gioia e andiamo 02. E così parte. Lo guida dall'esterno, senza un pilota, senza cavo di alimentazione, va bene, tutto quanto perché ha l'anima di Adam. Ma come fa a farlo volare? Shinji si sente tradito, accusa Kaoru, ma allo stesso tempo combatte contro lo 02, scusandosi con Asuka. Lei è assente, ma lui è talmente terrorizzato che si scusa comunque. Il tradimento di Kaoru è qualcosa di terribile, finalmente aveva trovato qualcuno che gli voleva bene, qualcuno che lo capiva. Quindi Shinji lo nega, rifiuta il fatto che Kaoru possa averlo effettivamente tradito, non concepisce come lui possa effettivamente averlo fatto. Tuttavia poi si scontra con la realtà e allora lo accusi di averlo tradito, proprio come aveva fatto suo padre. Se posso dire una cosa sul doppiaggio di Patriarca, probabilmente è stato diretto diversamente da Massimiliano Alto. Diciamo che lui fa sembrare Kaoru molto più cattivo, Patriarca dico. Alto lo fa sembrare buono e quasi dispiaciuto anche mentre combatte. Non è che Massimiliano Alto non sappia fare i cattivi. Code Geass, lui doppia il protagonista che ha dei momenti in cui si comporta veramente da malvagio e lì si sente Massimiliano Alto che fa la voce da cattivo. Già che c'è, Kaoru ci chiarisce anche che cosa sia la T-Field una volta per te. L'abbiamo sempre dato per scontato come un potere degli Eva che permette di contrastare lo stesso potere degli angeli, che viene utilizzato nei modi più disparati, però così ce l'hanno e basta, non ci chiediamo che cos'è. Eppure è l'Absolute Terror Field, il campo di terrore assoluto, le mura dell'essere umano, ciò che delimita ciò che sono io da ciò che non sono io, l'io dal non io, in senso fichtiano. Ormai ogni cosa sembra perduta per la Nerf, Yuga è pronto a far esplodere la base, gli basta soltanto essere commisato. Lei non batte neanche ciglio durante questa dichiarazione, probabilmente convinta che presto moriranno tutti. Vediamo i vari livelli, vediamo i numeri dall'1 al 24, mentre il 25 e il 26 sono coperti dalle silhouette di Yuga e di Misato. Di conseguenza vediamo i primi 24, ma non vediamo gli ultimi due, del 25 e il 26. Vediamo solamente gli episodi che abbiamo già visto, non quelli che dobbiamo ancora vedere. Questo riferimento meta cartunesco ci sta, ci sta. Kaoru avrà anche la T-Field più potente di tutti, ma un nuovo T-Field blocca quello di Kaoru. È generato da lei, che gli è pari. Quanto mi piace lei mentre fa brutto a Kaoru, sembra proprio volergli dire cosa ha intenzione di fare. Ve l'ho detto, mi piace lei terza. Tuttavia non è del tutto necessaria. Kaoru si rende conto di trovarsi davanti a Lilith, non ad Adam. Nel farlo comprende la speranza degli esseri umani, capisce di essere stato ingannato e li premia concedendogli di sopravvivere. In realtà scegliere di morire è la sua unica forma di libertà, così da poter sfuggire a una vita eterna, una cosa tristissima, specialmente dopo aver conosciuto un essere temporaneo come Shinji. Una tristezza così grande che nessuno può capire, nessuno, tranne Rei. Rei non può morire in nessun modo. Se dovesse succedere, Gendo la riporterebbe in vita. Lei è già la terza Rei, ma Gendo non si farebbe problema di avere una quarta, una quinta, una sesta. Cioè, a parte che Mizuko adesso ha distrutto tutti quanti gli altri cloni, ma non so se Rei ne è a conoscenza. Prima di morire, Kaoru la guarderà dispiaciuto e lei lo ricambierà lo sguardo, quasi dispiaciuta di rimando. Le scene tra Kaoru e Rei sono dannatamente intense. Anche qui, che non si parlano, si parlano con gli occhi. Kaoru sembra praticamente dirle: ti passo il testimone. E lei, tipo, lo accetto. Vedremo in The End of Evangelion cosa comporta questo passaggio di testimone. Se solo una forma di vita può sopravvivere, quello che deve morire non deve essere assolutamente Shinji. Questo è un dettaglio personale, ma fa parte di un discorso più generale. Dopotutto Kaoru, parlando con il Third Children, aveva capito le speranze e il senso di solitudine dell'intera razza umana. Lo ringrazia e ammette di essere felice di averlo conosciuto. E poi c'è quel dannato minuto. Quel dannatissimo minuto! Interminabile, ma poi la testa cade. Perché diavolo ogni volta spero che finisca in modo diverso? Shinji torna ad osservare i nuovi laghi che si sono formati vicino al lago Ashino, questa volta di notte, con Misato. Se lì aveva incontrato Kaoru, mentre la luce del tramonto stava a indicare
il fatto che la luce lo stava abbandonando, ora è troppo tardi, la luce lo deve aver abbandonato. Tuttavia la luce del sole torna sempre al mattino, quindi può tornare anche per lui. Tuttavia è davvero distrutto, è al punto più basso in assoluto e ne vedremo le conseguenze all'inizio di The End of Evangelion. Ha perso l'unica persona che gli voleva bene ed è convinto che Kaoru meritasse di vivere molto più di quanto ne meritasse lui. Non potrà mai perdonarsi per averlo ucciso. È un classico soffrire quando si sopravvive mentre qualcun altro muore. Non ci si sente all'altezza, ci si chiede perché siamo sopravvissuti noi e non qualcun altro. Il trauma dello sopravvissuto. E poi non è neanche così semplice, perché è stato Shinji materialmente a togliere la vita a Kaoru, che per di più era l'unica persona ad avergli veramente voluto bene. Ormai Misato è arida, replica che se Kaoru non voleva vivere, non aveva senso continuare a farlo. Era inutile aggrapparsi a fare speranze. Shinji risponde che è molto fredda, ma ha ragione, si può anche dare salvagente a qualcuno, ma se quel qualcuno non lo afferra, non ci si può fare nulla. Va bene, concludiamo così l'analisi della mia puntata preferita di Evangelion. Mi metto le mani nei capelli perché la prossima sessione di registrazione devo analizzare le puntate 25 e 26. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un commento, statemi bene. Ciao ciao, alla prossima. Yeah.